a chiedere i soldi in precedenza. Quindi significa che questa regolamentazione parte dal prima del 1 gennaio 2012, quando ancora non c'era una raccolta differenziata, come giustamente ci stava dicendo lei, e quindi diventa una cosa poco proponibile, capito? Questo voglio sottolineare all'attuazione di questo regolamento, perché altrimenti diventa una cosa vessatoria. No, beh, si può applicare comunque a partire sempre dal 1 gennaio 2013, perché comunque quel regime è sempre del... Siamo nel 2013, ma questo parla del 2012. Prima del gennaio, 1 gennaio 2012, siamo prima della raccolta differenziata e prima del porta a porta. Quindi sarebbe una vessazione, un'applicazione di un qualcosa prima che entrasse in vigore la cosa. La correzione non è un problema. Questo sto dicendo, di fare una variazione, perché altrimenti poi si possono generare contenziosi che possono essere motivo di ulteriore problematiche. Vabbè, mettiamo 2013, segnatelo come correzione. Sì, a prescindere da quello, però specifichiamo ulteriormente, anche se le modificazioni nel tempo sono diverse, stanno una sfilza, però va bene. Specifichiamo questo aspetto, che è 2013, comunque applicabile adesso. E salvo il fatto che comunque sulla riscossione, ad esempio, della quota statale, quella non c'entra niente quello che dice lei, consigliere. È una questione proprio di... Signor Sindaco, lei sa perfettamente come la penso io su determinati aspetti della nostra società civile, di quello che la perdita di potere nazionale, di perdita di potere locale, sia dettato da necessità altre, non nostre. Un po' più ampie, internazionali, questo lo so, infatti. Altre domande non mi sembra che ci fossero, queste che avevo segnato. Sì, direi che... Allora, grazie Sindaco, non so se ci sono appunto altre domande. No, allora adesso passiamo... Volevo puntualizzare solo una cosa: le dichiarazioni di voto, come naturalmente anche le votazioni, verranno fatte singolarmente su ogni proposta di deliberazione, quindi per ognuna poi farò la richiesta di dichiarazione di voto e poi di votazione. Allora passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno, addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma aliquota anno 2013. Apro per dichiarazione di voto. Già vedo che il consigliere Marzoli ha il microfono acceso, prego. Per dichiarazione di voto, Presidente, io sono contrario a questo punto, ma non per il contenuto del punto stesso, quanto per le cose che stavamo dicendo prima, cioè per l'impostazione del bilancio di prevenzione, del bilancio preventivo, e quindi per sull'addizionale delle persone fisiche, non per quanto riguarda la conferma dell'aliquota, ma per quanto riguarda l'incidenza complessiva di tutti i punti, e ripeto, non la ripeto ogni volta, ma vorrei che fosse messa a verbale anche sugli altri, sul punto 2, 3 e basta, perché poi sul 4 e sul 5 abbiamo altre dichiarazioni, sul punto 1, 2 e 3 la stessa dichiarazione, cioè non per il contenuto intrinseco ma per gli effetti che poi vanno ad avere sul bilancio preventivo. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Prego consigliere Eufemi. Ma credo, come modus operandi, di poter dire, forse a nome anche degli altri, anche per facilitare i compiti del Consiglio, che il consigliere Marzoli la dichiarazione che fa la fa a nome di tutti i consiglieri dell'opposizione, e quindi venga verbalizzata come fatta a nome di tutti i consiglieri dell'opposizione. Quindi salvo, come unica. Salvo che non si richieda la parola, quindi io condivido quanto affermato da Marzoli, e vale anche per i punti successivi. Okay. Credo che se sono d'accordo i colleghi, tranne che se eventualmente se ci fossero altre richieste. Okay, perfetto. Quindi prego consigliere Burrini. Ma mi allineo a quello che diceva Vittorio, nel senso la dichiarazione di voto per i primi tre punti, quindi 1, 2 e 3 assolutamente favorevole, quindi grazie.
Consigliere Alicandri. No, è chiaro che siamo favorevoli, ma anche perché insomma in questo caso si parla di conferme, quindi non essendoci neanche un lamento, quindi è chiaro. No, però ho capito, per questo mi ero permesso di fare quella domanda, perché se no non riuscivo a capire l'intervento, in questo senso ho capito l'intervento del consigliere Marzoli e quindi dell'opposizione. Comunque Sinistra per Chiavetta voterà favorevole con le stesse motivazioni del capogruppo del PD, che poi penso anche gli altri che poi seguiranno, sui quindi, ultimi tre punti. Ok, consigliere Pidò, prego. Parere favorevole per tutti e tre i punti all'ordine del giorno. Punti all'ordine del giorno. Certo. Ok, consigliere Flamini, prego. Naturalmente siamo favorevoli, non abbiamo alternative, il dibattito ha ampiamente dimostrato la fondatezza di queste proposte, quindi favorevole a tutti e tre i punti e anche a gli altri, lo anticipo anche per snellire i lavori del Consiglio. Grazie. Ok, allora quindi dopo era acquisite le prime tre dichiarazioni di voto per i primi tre punti, allora a questo punto quindi passo alla votazione. Allora ci sono gli stessi scrutatori che avevamo nominato prima, quindi Milo, Alicandri e Caponi. Passo alla votazione, favorevoli? 15 favorevoli, contrari? Contrari 6, quindi Marzoli, De Santis, Cesarini, Eufemi, Turano e Caponi. Allora, sì, votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Per l'immediata eseguibilità? Allora, favorevoli? No, se non alzo le mani per me non... 16, contrari, astenuti in 5, quindi Marzoli, De Santis, Cesarini, Eufemi, Caponi. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, conferma tariffe imposta pubblicità e pubblica affissione anno 2013, acquisite già quindi le dichiarazioni di voto, pongo a votazione, favorevoli? 16, come prima, 15 scusate, 15, contrari? I 6 di prima, quindi Eufemi, Cesarini, Caponi, Turano, Marzoli e De Santis. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 16, contrari? Nessuno, astenuti? 5, Marzoli, De Santis, Cesarini, Eufemi e Caponi. Terzo punto all'ordine del giorno, conferma tariffe canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anno 2013. Pongo a votazione, favorevoli? I 15 di prima, contrari? 6, De Santis, Marzoli, Eufemi, Cesarini, Caponi e Turano. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 16, contrari? Nessuno, astenuti? 5, Marzoli, Eufemi, Cesarini, Caponi e Marzoli. Passiamo. De Santis, non l'avevo detto? De Santis, scusate. Allora, passiamo al punto all'ordine del giorno numero 4, quindi modifica aliquota imposta municipale propria per l'anno 2013. Prego, consiglieri, per quanto riguarda le dichiarazioni di voto. Marzoli, prego. Ma no, su questo invece una brevissima considerazione. Credo che qui la cosa contraria vada espressa, il parere contrario vada espresso soprattutto per la scelta politica fatta da questa amministrazione, perché a fronte del 1,6 milioni di taglio, invece di adeguarsi a tutte
le belle parole che si sono dette sia da parte nostra che da parte della maggioranza, e cioè andare alla ricerca di tagli, così come sarebbe ideale per i cittadini, che anche quelli con la seconda casa, quelli che debbono in qualche modo poi pagare le tasse, andiamo alla ricerca di come coprire quel 1.600.000 che ci manca sul bilancio. È vero che siamo arrivati al 30 novembre e abbiamo già speso, però, come ho detto in commissione bilancio, coscienti che la prima data era ad agosto, la prima era a giugno, poi la seconda ad agosto, la terza a settembre, la quarta a novembre, e che comunque dai proclami fatti da un governo nel quale a livello nazionale, poi credo che le forze in campo ci siano quasi tutte, bisognava, salvo Fratelli d'Italia, fuori verbale, bisognava in qualche modo prepararsi a questo tipo di possibilità, e quindi pensare a spendere un pochino di meno magari su qualche cosa di cui era possibile fare a meno, e poi negli interventi del bilancio diremo, quindi andare ad un taglio, perché il 1.600.000 recuperato su IMU e su Tarso ci porta ad esprimere parere contrario anche e soprattutto rispetto alle aliquote. Grazie consigliere. Prego consigliere Eufemi. Ma infatti la questione è qui, ed è tutta politica, ed è la ragione politica per la quale noi ci esprimiamo contro. Si sapeva bene che l'IMU prima casa sarebbe stata tolta, perché rivendicato da tutte le forze politiche dell'attuale governo di larghe intese, e quindi si poteva adoperare un uso prudenziale del bilancio, considerato che si sapeva che poi avremmo dovuto rinunciare ad alcune risorse derivanti dall'entrata della prima casa. È ovvio che adesso a consuntivo di fatto si vanno a coprire spese che si potevano anche tagliare, ma questa è stata una scelta politica, l'ho detto prima, e proprio perché è stata una scelta politica non possiamo che politicamente considerarci contrari, perché riteniamo che era meglio non aumentare le tasse ai cittadini piuttosto che fare spese di cui obiettivamente non se ne sentiva proprio il bisogno primario. Quindi il mio voto è contrario, perché non indispensabile questo atto da parte dell'amministrazione, se fosse stata più attenta alla spesa esagerata fatta in alcuni settori. Grazie consigliere, prego consigliere Burrini. Ma come Partito Democratico, sembra strano dirlo, siamo favorevoli a questa proposta di delibera, chiaramente non perché ci preme aumentare, ma per tutta quella questione che abbiamo detto precedentemente, cioè maggiore quell'attenzione per il 2014, quindi ribadisco comodato d'uso, affitto garantito, e quindi comunque siamo favorevoli all'aumento dell'IMU seconda casa, proprio in virtù del fatto appunto che alcuni tagli erano non dipesi da noi e non forse preventivabili. Grazie. Consigliere Durano, prego. Grazie. Proprio perché come dire, le belle aspettative che ci sono state dette dal capogruppo del Partito Democratico e della sinistra per Chiavetta siano foriere di un nuovo atteggiamento verso le spese, perché questa copertura non debba essere fatta in questo modo così poco rispettoso dei nostri cittadini. Noi siamo profondamente contrari a questo aumento delle aliquote che vanno a coprire spese di cui non se ne sentiva assolutamente la necessità. Grazie consigliere, prego consigliere Alicandri. Io concordo ovviamente con il capogruppo del Partito Democratico, ma non effettivamente sulla volontà dell'aumento dell'IMU, cioè noi siamo costretti a votare una cosa del genere proprio per tutte le motivazioni che abbiamo detto in queste tre passa ore di consiglio comunale, cioè le motivazioni sono sovra locali effettivamente, quindi anche il fatto del progress continuo di difetto di certezza delle entrate, quindi siamo costretti. Io onestamente, ma tanto ormai lo sapete, rimando al mittente il fatto dell'attacco sulla necessità di spendere determinati
determinati soldi, anche perché tecnicamente uno potrebbe dire che possono essere quelli o quelli di un'altra cosa, cioè cercare questi soldi all'interno di un bilancio comunale, ognuno di noi potrebbe dire no, so quelli, so quell'altri. Io per quanto riguarda l'attacco che veniva fatto riguardo alle spese, riguardo agli spettacoli eccetera, io ritengo che quelle siano probabilmente le cose migliori che abbiamo speso, proprio perché se siamo destinati a fare turismo dovremmo anche fare qualcosa che poi attiri la gente a venire qua. Se non vogliamo fare turismo, allora lo diciamo, chiediamo di fare tutte fabbricati ad uso palazzone per fare la città dormitorio e facciamo un'altra cosa, anzi a quel punto probabilmente incasseremo anche più IMO, più TARSU, più cose. Quindi da questo punto di vista io voto favorevole, ma dicendo tutte le motivazioni per quanto riguarda ovviamente il gruppo Sinistra per Chiavetta. Ah, una cosa, scusami, me l'ho dimenticato. È evidente, scusate, un attimo di stanchezza, è evidente che tutte le motivazioni che abbiamo detto prima, cioè l'uso gratuito eccetera, noi le avremmo volute fare anche nel 2013. Chi c'era nella precedente consigliatura si ricorda che noi l'avevamo detto e addirittura abbiamo fatto una richiesta all'ANCI ufficiale di riuscire a capire se c'era margine di fare tutte queste cose. Ci sono state, quando ci è stato risposto, perché non è che ci è stato risposto con prontezza, quando ci è stato risposto, dopo che erano passati mesi e mesi che abbiamo fatto la domanda, ci è stato anche risposto che non era possibile. Cioè, quindi non è che è una volontà che oggi tiriamo fuori dal cappello perché vogliamo nascondere dietro a questo l'aumento dell'IMU. No, era una volontà che già avevamo precedentemente, ma che purtroppo, proprio per come era stata strutturata l'IMU dal governo Monti, era impossibile trovare qualunque tipo di via d'uscita. Scusate se avevo, me l'ho dimenticato. Ci mancherebbe. Prego, consigliere Pitò. Parere favorevole. Consigliere Selva, prego. Sì, grazie Presidente. No, io in realtà faccio questo intervento per anche se non sono capogruppo, insomma, ovviamente siamo favorevoli come Partito Democratico. Cioè, in realtà io vedo la questione non da tecnico sulle materie economiche, però pongo una questione politica, in realtà la metto esclusivamente sul lato poi anche di cittadino di Nettuno. Ora io vedo che il bilancio, cioè in realtà voi dite di spese fatte, spese pazze, diciamo che potevano non servire e forse accantonate per un ipotetico aumento dell'IMU che il taglio dell'IMU sulla prima casa che probabilmente poteva essere previsto. Ora è vero, io però tempo fa insomma sentivo sul Radio 24 che quest'anno il taglio ai comuni dovrebbe essere intorno a 2 miliardi e 6, prossimo anno credo 2,5, insomma si andrà sempre verso ulteriori tagli. Ora io mi chiedo, possiamo anche decidere di chiuderci a riccio e fare un e risparmiare, perché probabilmente ci saranno ipotetici tagli, però io dico diamo almeno anche, cioè non possiamo tenere questo paese chiuso senza nessun tipo di attività e fare tagli lineari su tutto, nel senso posso capire le eccezioni sulle spese degli spettacoli estivi, posso capire, però ripeto probabilmente c'è, o almeno credo di avere un atteggiamento che sia anche un po', come dire, di fare qualcosa in più, cioè, perché probabilmente rimaniamo soltanto poi amministratori di risorse che mano a mano scenderanno, quindi mano a mano noi andremo sempre più a tagliare per evitare di aumentare alcune imposte. Ora io non sono particolarmente felice dell'aumento dell'aliquota sulla seconda casa, ma dell'aliquota, però probabilmente forse ecco erano le uniche strade percorribili. Grazie. Grazie, prego consigliere Flamini. Io come rappresentante della lista Nettuno adesso non mi posso che associare alle valutazioni che sono state fatte. Avevo detto che non sarei intervenuto, dico però si rende necessario, perché ritengo un po' strumentale questo ragionamento per cui noi aumentiamo le tasse perché spendiamo in feste e festicciole. Cerchiamo di essere seri, questa città ha bisogno di un rilancio turistico, non può avvenire che attraverso investimenti che può essere opinione diversa, non sono quelli che abbiamo fatto. La parola spetta ai cittadini,
Io personalmente ho registrato tantissimi pareri favorevoli alle cose che sono state fatte, lo dimostrano i numeri, la partecipazione, per cui noi non abbiamo alternative e dobbiamo purtroppo chiedere sacrifici, perché l'abbiamo ribadito tutti, evidentemente questo paese sta vivendo uno dei momenti più difficili della storia repubblicana. Mi associo alle valutazioni che rischiano però in questa sede di diventare pure dichiarazioni accademiche. Le cose vengono decise a Maastricht, vengono decise a Bruxelles. Probabilmente dobbiamo rimettere in discussione, mi auguro che qualcuno se lo ponga questo obiettivo, certe scelte, vengono allentati questi vincoli e siano dati soprattutto ai paesi del Mediterraneo delle opportunità vere per rilanciare crescita e occupazione. Però, per favore, non è in questa sede che noi possiamo esimerci poi da accettare per il paese e non per penalizzarlo, per garantirgli sviluppo, non è che non possiamo che accettare di modificare le questioni che stiamo affrontando. Quindi sono favorevole come tutta la maggioranza. Grazie. Grazie consigliere. Passerei ora alla votazione del punto 4. Favorevoli? 15, giusto? 15. Contrari? Contrari 6. De Santis, Marzoli, Cesarini, Eufemi, Caponi e Turano. Passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15. Contrari? Contrari 4, quindi Cesarini, Eufemi, Caponi e Turano. Pure voi, non avete alzato la mano, quindi. E allora sono 6, Marzoli e De Santis. Sono 6 contrari, sì. Passiamo adesso al quinto punto all'ordine del giorno, in questo caso però c'è l'emendamento appunto proposto dal consigliere Burrini. Lo rileggo naturalmente anche per il verbale. Allora, la proposta è questa: inserire nelle premesse a pagina 3 al primo paragrafo il quarto punto come segue. Per agevolare i contribuenti nell'adempimento tributario appare opportuno prevedere il pagamento della quarta rata a conguaglio suddividendone l'importo in due quote di pari valore che dovranno essere versate quanto alla prima entro la data del 16 dicembre 2013 quanto alla seconda entro il 28 febbraio 2014, fermo restando l'adempimento di legge al versamento della maggiorazione standard entro il 16 dicembre 2013. Modificare il quarto punto del deliberato come segue: di stabilire che il pagamento della quarta rata a conguaglio deve essere suddiviso in due quote di pari valore che dovranno essere versate quanto alla prima entro la data del 16 dicembre 2013 quanto alla seconda entro il 28 febbraio 2014, fermo restando l'adempimento di legge al versamento della maggiorazione standard entro il 16 dicembre 2013. Abbiamo naturalmente acquisito, come avevo detto prima, il parere del dirigente, quindi pongo a votazione l'emendamento. Favorevoli? Questo è il famoso emendamento di cui parlavamo prima, quindi unanimità. Adesso passiamo alla votazione. Su questo io non ho aperto dichiarazioni di voto, quindi adesso che abbiamo emendato non so se ci sono dichiarazioni di voto. Prego. Sì, grazie Presidente. Cerco di evitare la polemica, perché il cerchiamo di essere seri del collega Flamini credo che meriti una attenta valutazione su chi deve essere serio, se più l'opposizione che sta qua a dare consigli, indicazioni e a evitare il fronte a fronte che altri tipi di atteggiamenti. A Bruxelles non si decide se si fa il concerto di Anastasia o meno,
si decide a Nettuno, e il concetto diverso tra questa amministrazione, coloro che stanno in maggioranza e quelli che stanno da quest'altra parte, che stanno in minoranza, io non voglio adoperare il termine opposizione, perché chi sta qua a rappresentare i cittadini poi valuta di volta in volta le cose che arrivano e non necessariamente deve essere opposizione, credo che intenda in maniera diversa fare turismo. Il fare turismo è un'altra cosa di portare tre cantanti in piazza. Il fare turismo è, ad esempio, e questa è una banalità, però che entra nella modalità di riscossione della tassazione sui rifiuti e sulle le altre scelte da questo punto di vista. Potrebbe significare, ad esempio, e quello che diceva il consigliere Burrini, si applicava già in occasione dell'abbattimento dei costi ai campeggi, che sono sicuramente un modo di fare turismo, si applicava anche agli alberghi, ai residence, agli alberghi, che sono un modo comunque di fare turismo e forse di qualità leggermente diversa. Io me ne scampi, ho fatto campeggio per 10 anni consecutivi, però sicuramente la differenza tra chi viene in campeggio a Nettuno e chi viene in albergo a Nettuno c'è. Allora dico, il concetto diverso poi in qualche modo si paga, ecco perché non è un opporsi strumentalmente a qualche cosa, dare il nostro giudizio sulle proposte che arrivano negativo e quindi votare contro, è una valutazione politica di carattere diverso. Voi avete questo modo di fare politica, fate queste scelte politiche e noi siamo convinti che in questo momento specifico, perché anticipo qualche brutto pensiero, in questo momento specifico siamo in un momento che non ha mai avuto l'Italia, il Paese e Nettuno. Chiude un'attività al giorno a Nettuno, non so se ce ne siamo resi conto. Allora rispetto a questo va tenuto conto di che cosa fare in questo momento e di come spendere in questo momento. Io potrei essere d'accordo 10 volte a spendere in altri momenti cifre, anche se non c'è stato, ma diciamo che potrei essere d'accordo a spendere in altri momenti cifre notevoli, consistenti, ma in questo momento specifico, dove la crisi è forte per tutti i settori, andare comunque a gravare sulla seconda casa, sui locali commerciali, perché anche di questo non ne abbiamo parlato, ma significa anche i locali commerciali, cioè significa gravare su tutte quelle che sono le realtà imprenditoriali, che sono l'ossatura primaria di questo Paese. Questa è la sottolineatura che va fatta. Non possiamo continuare a pensare come pensava qualcuno in epoche diverse, io spero che non ci sta più, perché una parola in qualche modo è stata cancellata, anzi, ne sono state cancellate tante di parole, ma è stata cancellata anche la parola comunismo come populismo. Quindi io spero che sia stata cancellata anche dalle persone che oggi stanno in questa assise, e credo che non si può più pensare che chi fa l'imprenditore deve essere catalogato come uno da mettere all'indice e che va vessato a tutti i costi. Credo che in qualche modo fare turismo significa anche questo, tenere conto che gli imprenditori di Nettuno, in qualche modo, possibile, pochissimo, 10 lire di meno, ma vanno salvaguardati, come vanno salvaguardate le altre categorie. Grazie Presidente. Grazie. Prego Consigliere Flamini. A me dispiace dover replicare a Mazzoli. Nessuno sostiene che un concerto, che poi è stato fatto l'anno scorso tra le altre cose, sia stato deciso a Bruxelles o si debba decidere a Bruxelles. Le iniziative che sono state prese non sono stati solo i concerti, ma sono state tantissime iniziative che hanno riguardato molteplici aspetti della vita culturale e sociale della città, hanno avuto riscontro nel gradimento. Invito il consigliere Mazzoli a prenderne atto, perché ci sono state presenze di decine di migliaia di persone che hanno avuto modo di gradire le iniziative. Gli stessi operatori commerciali, le
imprese a cui si riferisce Marzoli, nella stragrande maggioranza dei casi, e in quei pochi casi in cui non sono stati d'accordo perché avevano opinioni magari diverse rispetto alle modalità d'attuazione, hanno beneficiato economicamente, moralmente anche, perché oggi c'è davvero la necessità da parte di chi amministra la cosa pubblica anche di dare dei segnali positivi, no? In un certo qual modo, di cercare di stimolare per quanto di proprio potere la ripresa, creare dell'ottimismo, se vogliamo essere anche no, concreti, è anche una questione, se possiamo dire, di impostazione. Quindi non volevo essere frainteso, ritengo che non sia corretto, non sia politicamente corretto dire queste cose non servono. È una questione di punti di vista, di opinioni, è una questione che sicuramente è perfettibile, è foriera di valutazioni diverse, ma ci sono stati dei riscontri oggettivi. Io vi dico solo a titolo di esempio, la Befana che si però siamo in dichiarazione di voto. Hai ragione. Grazie. Chiudo e non ho nessuna appunto velleità di fare polemiche, però ecco, insomma, atteniamoci ai fatti. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Burrini. Ma per dichiarazione di voto siamo chiaramente favorevoli alla determinazione alle modifiche su al punto 5 all'ordine del giorno. Chiaramente diciamo che quelle premesse che erano state fatte, cioè quelle di dire andiamo su un previsionale prima, era proprio in virtù di questo, per dare una indicazione diversa e per cercare di avere quei margini, così come diceva assolutamente sì, e ne siamo fieri. Quindi era proprio in virtù di questo, cioè quello di programmare, anche perché personalmente sono assolutamente convinto che le risorse una risorsa fondamentale del comune è la piccola imprenditoria, il commercio e anche il turismo. Quindi il discorso dei bed and breakfast, dei residence, questa è una cosa che sicuramente ritengo che debba essere approfondita nella commissione bilancio e in tutte le sedi opportune. Pertanto siamo favorevoli alla proposta di deliberazione. Grazie. Grazie consigliere, prego consigliere Alicandri. Grazie. No, ma io sono convinto che Vittorio si aspettava l'intervento di 30 secondi di risposta, perché ormai sta anche nel gioco delle parti. No, non c'è polemica, mi sembra fino adesso non abbiamo fatto. Quindi, infatti la domanda era dire se hai fatto scautismo, scommetto scautismo cattolico, perché sennò non sarebbe fuori logica, no, scherzo. Io credo che sostanzialmente, io voglio motivare il voto favorevole su questo e anche dei successivi. Credo che qui si abbia tutti ragione, cioè non c'è qualcuno che ha ragione e chi ha torto, perché ci sono teorie economiche diverse. Cioè, bisogna capire se siamo keynesiani o anti-keynesiani. No, ci metto giù, 30, datemi 30 secondi, io lo devo dire, perché è una questione, io devo essere a posto con la mia coscienza. No, perché si può avere lo stesso costo opportunità sia con gli investimenti che col taglio delle entrate, perché effettivamente tu c'hai meno entrate o più uscite, ma poi alla fine c'è lo stesso identico risultato, solo che secondo me uno ha un volano economico mentre l'altro porta alla depressione. Ma perché io sono profondamente keynesiano da questo punto di vista, però non metto in dubbio che ci possano essere altre teorie economiche. Io credo che però il voto favorevole su queste sia perché questa non può che essere un'impronta keynesiana di questa maggioranza. Scusatemi, io lo dovevo dire, perché non sarò comunista, non sarò democristiano eccetera, però so keynesiano convinto. Grazie consigliere. Prego consigliere Pitò. Parere favorevole. Prego consigliere Turano. Ma
non lo so se siamo adesso in una fase post-fordista, post-keynesiana, post del post. C'è soltanto una cosa che volevo pure rispondere prima a, a consigliere Selva, scusami Matteo. Cioè, qualcuno 2 o 3 mila anni fa disse, 2000 anni fa penso, primum manducare de inde filosofari. Quindi, cioè, alla gente, che se noi siamo keynesiani, post-fordisti, se la vediamo in un certo modo, a me e a te ci stuzzica, Robè, a me e a te ci stuzzica la volontà di essere cosa. Però non penso che. Vabbè. Consigliere Legrandi, okay. Certo, assolutamente. Consigliere Durano. Ma assolutamente. Consigliere Legrandi, per piacere. Assolutamente la teoria. Dalla teoria passiamo alla pratica, poi la pratica è quella che se non ci stanno gli interventi dello Stato diventa un pianto greco ben da tanto tempo, ma questo si sa, questo. Però Keynes in alcuni aspetti è molto di nicchia rispetto a queste cose. Ma adesso io ti voglio chiedere a te, ci possiamo dare del tu anche formalmente, insomma, visto che ci vediamo quotidianamente, ma tu credi effettivamente che nella teoria keynesiana trovi spazio un aumento delle tassazioni sempre maggiore? E non pensi che tutto questo, che come diceva prima il consigliere Flamini, noi siamo costretti per forza di cose, sia lo stesso discorso che fa il nostro presidente Letta, che ci dice noi siamo costretti dalla comunità europea a fare questo, fare quello, fare quell'altro. Ma la nostra volontà di potenza da dove si esprime? Da dove si determina? Da dove si... appunto, votiamo adesso, votiamo di non aumentare le aliquote, votiamo di non vessare ulteriormente queste povere persone che sono il finale di queste non volontà espresse da teorie economicistiche che fanno acqua da tutti i pori, o meglio, da tutti gli aspetti che li si vede. O che gli si analizza. Robè, è bello, è bellissima questa discussione, ma poi la gente quando deve fare un investimento e si trova a dover affrontare ai massimi delle tassazioni, delle aliquote, delle vessazioni, e la teoria keynesiana va a trovare un posto che non è normale, cioè il posto che è rifiutato da tutti e si ritorna a quello di 2000 anni fa, primum manducare de inde filosofari. Grazie consigliere. Prego, consigliere Eufemi. Faccio solo una domanda, ma sappiamo quale punto dobbiamo votare? Non ho capito. Il quinto punto all'ordine del giorno. Ah, ecco, siamo al quinto, che era la modifica del regime Tares Tarsu, questo era. Okay. Così torniamo a punti all'ordine del stavo giorno. Stavo cercando di capire che c'entrava questa disquisizione, va bene. Mi associo all'opinione di Marsoli, anche se pure lui ha divagato, ma soprattutto sulla dichiarazione. Noi, come abbiamo detto all'inizio, votiamo contro tutti questi punti all'ordine del giorno. Votiamo contro, Mario, non dai il parere tu, non dai parere favorevole o contrario, di voto contrario, no parere favorevole. Allora, ok, grazie. Quindi pongo a votazione il quinto punto all'ordine del giorno. Favorevoli? 15. Contrari? 6. De Santis, Marzoli, Turano, Caponi, Eufemi e Cesarini. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 15. Contrari? Ecco, allora, stavolta sono 6 subito. De Santis, Eufemi, Marzoli, Cesarini, Caponi e Turano. 6 contrari, sì. Sesto punto all'ordine del giorno, modifica regolamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Apriamo per dichiarazione di voto. Prego consigliere Burrini. No, credo che sia stata fatta anche la dichiarazione di voto precedentemente sul discorso Tarsu. No, comunque io favorevole, quindi.
Perfetto, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prego consigliere Ofemi. Solo una precisazione, perché il sindaco ha scaltramente, devo dire, te lo riconosco, nei conti che faceva rispetto alla dichiarazione dei revisori dei conti, ha affermato che la valutazione viene fatta su ciò che effettivamente era prevedibile che entrasse. Però noi sappiamo che ciò che viene conteggiato quando si fanno i bilanci sono i contratti in essere, non quanto si prevede che possa uscire rispetto ai contratti in essere. Quindi lì c'era un contratto in essere e doveva essere considerato il contratto, non la previsione di quanto doveva essere speso, a meno che nel contratto fatto non ci fosse già un'articolazione graduale di quelli che dovevano essere i pagamenti. Però questo ritengo che sia impossibile, perché quando ci si aggiudica un contratto per l'importo intero. Però insomma io prendo atto che è una valutazione che non può soddisfarci, ma sarà occasione anche oggi pomeriggio per affermarlo in sede di commissione bilancio e lo preciseremo meglio. Quindi confermo il mio voto contrario all'aumento della TARSU per le considerazioni e per le motivazioni che abbiamo espresso in tutto il dibattito di questo Consiglio Comunale. Grazie consigliere, prego consigliere Marzoli. Grazie Presidente, io credo di aver detto nell'intervento le motivazioni che mi portavano ad essere contrario alle modifiche del regolamento, soprattutto rispetto a questa diminuzione così forte nei confronti di una delle attività turistiche del territorio, mentre per le altre si rimane a livelli più elevati. Grazie. Grazie, prego consigliere Turano. Perplessità che rileva anche il capogruppo del PD in un certo senso, dicendo forse dobbiamo fare qualche cosa di più e di meglio rispetto a tutte le altre categorie che fanno turismo in senso lato sul territorio, per cui anche noi annunciamo il nostro voto contrario. Grazie. Sì, un attimo solo, allora prego consigliere Burrini per replica. Ci tengo a sottolineare, non è una questione di perplessità, cioè io non ho detto perplessità, ho detto che chiaramente no, è appunto, siccome che come dice consigliere Burrano, perplessità del capogruppo, no, io ho detto un'altra cosa, che è giusto quello che diceva Vittorio e Marzoli, quindi non deve esserci una chiusura ad una proposta del genere. La valutiamo nelle sedi opportune, che è cosa diversa, che non vuol dire perplessità sul punto, vuol dire solo valutiamo, analizziamo e verifichiamo se qualcosa è perfettibile o migliorabile. Grazie. Grazie, prego consigliere Pitò. Voto a favore, quindi va bene Carlo, non esprimo il mio parere, perfetto. Voto, certo. Prego consigliere Aligandri. Non rispondo. L'unica cosa è che secondo me ci siamo dimenticati anche, io adesso non mi ricordo se Alessio l'aveva puntualizzato, che rispetto al 2012 c'è anche la differenza sul fatto della TARSU, quindi sui costi, e che c'era il contributo provinciale che oggi non c'è più, quindi anche quello incide sulla differenza di quanto poi va a costare ai cittadini, perché c'era il contributo provinciale. Comunque io ovviamente come gruppo voteremo, cioè noi, perché io come gruppo è brutto, noi come gruppo voteremo favorevole. Ok, se non ci sono altre dichiarazioni, pongo a votazione il sesto punto all'ordine del giorno, quindi favorevoli, sempre 15, contrari, sempre 6, De Santis, Marzoli, Cesarini, Eufemi, Caponi e Turano. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli, sempre 15, contrari, 6. De Santis, Marzoli, Eufemi, Cesarini, Caponi e Turano. Settimo punto all'ordine del giorno, modifica regolamento canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Do la parola naturalmente a chi vuole per dichiarazione di voto. Prego consigliere Eufemi. Alle modifiche saremmo stati favorevoli se avessero compreso anche altre categorie che sono sofferenti, al di là del fatto che trovo anche corretto che chi si
assume oneri più grossi rispetto agli altri venga agevolato, però poteva essere estesa questa anche a tutte le attività del centro urbano che comportano occupazione di suolo pubblico, considerata la difficoltà che ne è derivata dall'occupazione di Piazza Berlinguer, dal cantiere che è esistente. Quindi nell'ambito dei disagi che hanno tutte le attività economiche, soprattutto commerciali e anche quelle che fruiscono di spazi all'esterno e che occupano spazi pubblici, poteva essere considerata questa opportunità di agevolazione, che ritengo che abbiano una sofferenza notevole in questo momento e soprattutto un'incertezza per il futuro. Ma è un'osservazione che faccio, quindi noi confermo anche su questo punto la nostra parere e voto contrario, e così faccio do una mano a Mario, perché sennò era solo uno scherzo Mario, ovviamente, benevolo e amichevole, e quindi confermo il voto contrario su questo punto all'ordine del giorno. Grazie consigliere. Prego consigliere Alicandri. Favorevole. Consigliere Borini, prego. No, assolutamente favorevole alla riduzione, con l'appunto che ho fatto anche in conferenza capigruppo, che i punti verdi siano effettivamente verdi. Quindi controllo. Un maggior controllo anche sulla tenuta del punto verde. Prego, consigliere Durano. Appunto perché questo controllo sia sempre più efficace, noi voteremo efficace e stringente, votiamo... Diamo un parere sfavorevole a questa cosa. Ok, grazie. Consigliere Pitò, prego. Sì, io mi associo a quello che ha detto già in precedenza Burrini, che i parchi verdi devono essere verdi, devono essere una cosa bella, devono progredire invece di regredire. Quindi esprimo parere favorevole e voto a favore. Grazie. Non ci sono più dichiarazioni di voto, quindi pongo a votazione il punto 7 all'ordine del giorno. Favorevoli? 15 favorevoli? Contrari? Scommetto 6. Marzoli, De Santis, Turano, Capone, Eufemi e Cesarini. Votiamo per l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? Sempre 15. Contrari? 6. De Santis, Marzoli, Turano, Caponi, Eufemi e Cesarini. Non abbiamo altri punti all'ordine del giorno. La seduta è tolta.